Abbiamo la dottoressa Daria Pasini che insegna, questa è la nostra scuola di specializzazione. Stasera che ha fatto il dottorato presso l'Università di Pisa e si è interessata appunto allo studio delle stazioni di sosta, occupandosi anche della ricostruzione di una di queste che immagino stasera ci illustrerà nello specifico. Daria Pasini ha anche una lunga esperienza di archeologia professionale e questo è anche, diciamo, ciò che insieme alla nostra scuola mi fermo qui per non rubare tempo e non ci deve essere un microfono acceso di qualcuno, dicevo per non rubare tempo ulteriore a quello del ritardo che ho fatto. Daria Pasini ci presenta una conferenza dal titolo La riconoscibilità archeologica delle stazioni di sosta, che come sappiamo, insomma, è un tema estremamente spinoso e difficoltoso. Quindi ti lascio la parola, scusandomi ancora del ritardo. Prego, Daria. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, in questo mio intervento di stasera presenterò alcuni aspetti in realtà dello scavo dello studio condotto a Calenzano vicino a Firenze, nella misura in cui lo studio di quelli che sono diciamo, le ultime acquisizioni della letteratura scientifica in merito alla riconoscibilità archeologica delle stazioni di sosta, mi è stata, diciamo, utile nell'inquadrare questa struttura molto complessa che è emersa appunto vicino a Firenze e nel proporre come, diciamo, ipotesi più accreditata quella di riconoscere una stazione di sosta. Noi sappiamo, è chiaro a tutti, che le stazioni di sosta hanno dotato le strade romane dei servizi essenziali ai viaggiatori, dal momento che appunto offrivano a coloro che si spostavano per pubblico servizio o per motivi privati la possibilità di un pernottamento in sicurezza e in relativo comfort. Garantendo pertanto il ricovero non solo delle persone, ma anche dei mezzi di trasporto, delle merci e degli animali, e erogando quei servizi fondamentali per la sosta e il ristoro di uomini e animali offerti dalla presenza, nei casi più articolati, di impianti termali, di taberne, di stalle, di magazzini e, come vedremo in alcuni casi, anche di attività, metallurgiche, specializzate nell'assistenza ai carriaggi e ai cavalli. Le stazioni di sosta hanno anche inoltre, rappresentato, i nuclei fondamentali, i gangli di quel servizio statale di trasferimento di notizie e di gestione di persone e di merci che è stato istituito da Augusto e che è noto, come, Veiculatio in un primo momento e Cursus Publicus in un secondo. Si tratta, si diceva, sì, di un argomento estremamente spinoso, nel senso che la riflessione riguardo questo tipo di strutture ha da tempo messo in luce l'estrema diversificazione di questi contesti, soprattutto in area italica, dovuti, diciamo, ad una serie di fattori concomitanti, il primo dei quali è sicuramente da diciamo, ravvisare nell'antichità sia del sistema viario, sia di questo servizio di trasferimento di posta e nella lunga durata di entrambi questi sistemi che ovviamente nel corso dei secoli sono stati soggetti a numerosi interventi di riforma e di potenziamento. Noi sappiamo, vi dicevo, che il servizio di trasferimento di notizie, ideato presumibilmente da Cesare, in realtà venne poi reso operativo da Augusto e ce lo testimonia Svetonio. Andando
ad analizzare quella che è appunto la fonte, il passo di Svetonio relativo all'operato di Augusto a questo riguardo, possiamo comprendere come inizialmente quello che Augusto dispose fu la dislocazione lungo le vie militari, quindi lungo le vie a maggior traffico, ad intervalli regolari di diciamo staffette che appunto spostandosi da un punto all'altro erano incaricate di trasferire le notizie, le informazioni necessarie alla gestione amministrativa e militare. E soltanto in un secondo momento, accanto a queste sentinelle, a queste staffette, venne predisposto un sistema anche di veicoli con i quali queste staffette potevano muoversi. Cosa ci dice questo passo fondamentalmente? Ci dice che almeno nella fase istruttoria non fu prevista la costruzione di strutture specificatamente adibite a questo servizio e che di conseguenza il servizio statale nella sua fase iniziale si appoggiò a strutture preesistenti che evidentemente già esistevano e di cui abbiamo diciamo, contezza da altre fonti che ci raccontano come nell'organizzazione dei viaggi comunque fosse e degli spostamenti fosse uso comune quello di organizzarsi le tappe in modo da poter usufruire di questi punti di appoggio che evidentemente già esistevano. Sono piuttosto rari i casi in cui lo Stato intervenne, almeno all'inizio, con la costruzione di strutture di sosta specificatamente concepite per questo. E si tratta in genere appunto di casi che si dislocano in aree in cui evidentemente l'iniziativa privata era carente o in aree che erano entrate da poco tempo sotto il controllo romano e quindi necessitavano dell'intera costituzione dell'infrastruttura viaria e di conseguenza non solo dei tracciati stradali ma anche delle stazioni di sosta. Questo anche quando l'ufficio della Vicolaz si estese anche alla gestione del traffico di persone. Scusa Daria, ma sì, è solo nella media e nella tarda età imperiale in cui si moltiplicano le attestazioni di stazioni di sosta sorte ex novo per iniziativa imperiale. Questo cosa significa? Significa che siamo di fronte a impianti che nascono in contesti geografici e storici differenti e questo implica il fatto che enucleare delle caratteristiche comuni a questi risulta effettivamente, come vedremo, piuttosto difficoltoso. Il quadro poi è complicato anche da altri fattori, ovvero dal fatto che noi sappiamo che lungo le strade romane coesistevano sia stazioni governative sia strutture private destinate all'accoglienza dei viaggiatori all'interno quali è stato messo in luce come non esistessero delle precise distinzioni terminologiche o planimetrico-strutturali e nemmeno addirittura nella categoria dei destinatari, dal momento che non abbiamo alcuna ragione di escludere che coloro che si muovevano per motivi privati potessero usufruire dietro compenso di strutture governative che al contrario coloro che si muovevano per il nome per conto dello Stato, quindi per pubblico servizio, potessero servirsi di strutture private non afferenti al cursus publicus. Quindi siamo di fronte ad una serie di complessi
alcuni dei quali sono nati a seguito di una precisa pianificazione in questo senso, vuoi per diciamo iniziativa pubblica, vuoi per iniziativa privata. Ma accanto a queste abbiamo anche strutture che sono nate con destinazioni funzionali diverse e che a un certo punto, per parte della propria esistenza, sfruttando ad esempio la felice collocazione lungo una strada di grande traffico, hanno svolto diciamo la funzione di supporto al traffico e di assistenza ai viaggiatori. Questo significa che questi siti archeologici rientrano in una categoria che annovera edifici semplici, molto che offrivano servizi di base, fino a complessi estremamente articolati e strutturati, all'interno dei quali venivano erogati servizi molto più numerosi. La ricerca da tempo sta riflettendo quindi sulla possibilità, di fronte a questo quadro che vi ho sinteticamente tracciato, sulla possibilità di individuare caratteristiche topografiche, architettonico-planimetriche e in anni recentissimi anche afferenti alla cultura materiale, che possano consentire di identificare una struttura come luogo di sosta. La funzione delle stazioni di sosta infatti è univoca e ben definita, ma vi è diciamo una difficoltà nel materializzarsi di questa funzione in specifiche evidenze archeologiche. Quindi ci si è chiesto se c'è questa possibilità di isolare delle evidenze archeologiche che siano esclusive delle stazioni di sosta e soprattutto si diversifichino da quelle tracce lasciate da strutture che invece sono destinate alla residenza stabile. Quindi, come giustamente è stato messo in luce all'inizio dal professor Cantini, è un argomento abbastanza spinoso. Tanto è vero che non più tardi dell'anno scorso è uscito un contributo di Cristina Corsi, che si è occupata da diverso tempo delle stazioni di sosta, nel quale diciamo, questa studiosa arriva a parlare di impotenza archeologica, cioè dell'impossibilità da parte appunto dell'archeologia di poter rispondere in maniera netta e definita a questo quesito. È diciamo una voce un po' fuori dal coro, perché in realtà gli altri studiosi che si occupano di questo tema hanno posizioni più possibiliste e di fatto diciamo la riflessione condotta negli ultimissimi anni ha portato a mettere diciamo qualche punto fermo, se vogliamo, nella riflessione sulla riconoscibilità archeologica delle stazioni di sosta. Non mi dilungherei eccessivamente sulle caratteristiche topografiche e planimetrico-architettoniche, perché sono quelle diciamo sulle quali ci si è confrontati da più lungo tempo. Brevemente risulta chiaro che diciamo il primo vincolo topografico, quello più evidente nell'individuazione di una stazione di sosta, è la connessione con una via di primaria importanza. Però c'è da sottolineare che questo elemento, che sembra ovvio, in realtà così ovvio non è e non sfugge ad un certo grado di incertezza, che deriva dal fatto che ovviamente le strade sono organismi vivi, nel corso dei secoli hanno subito numerose trasformazioni e noi non siamo in grado spesso di definirne in maniera assolutamente certa il tracciato. Tanto è vero che se si va a guardare gli esempi noti in letteratura,
sono davvero pochi quelli nei quali esiste un vincolo archeologicamente attestato tra la stazione di sosta e la strada lungo la quale essa sorgeva. Altri elementi ovviamente che possono avere un certo peso nello strutturarsi di un complesso come luogo di sosta è la vicinanza ad un corso d'acqua, sia perché questo costituiva un ostacolo alla viabilità che in qualche modo doveva essere superato con un ponte, con un guado, con un traghetto. Ed è possibile pertanto che nei pressi di questo elemento si strutturasse un edificio nel quale, ad esempio, coloro che si occupavano di traghettare da una sponda all'altra persone e merci trovavano un punto d'appoggio. E se ad esempio guardiamo i casi recentissimi della Gallia che sono stati editi in un contributo collettivo del 2016, vediamo come la maggioranza degli edifici e delle strutture che vengono identificate come stazioni di sosta sorgono vicino ad un corso d'acqua, che è fondamentale anche perché le stazioni di sosta hanno necessità di avere a disposizione una quantità di acqua potabile abbastanza elevata, dal momento che siamo di fronte a delle strutture che sono potenzialmente frequentate da un elevato numero di persone nel corso del tempo. Altri punti che sono stati messi in luce da questo punto di vista sono rappresentati dalla prossimità a degli snodi tra vie d'acqua e di terra o a degli incroci stradali tra grandi vie di percorrenza o a snodi tra la viabilità principale e secondaria. È chiaro che anche la presenza di elementi attrattori del popolamento, quali possono essere rappresentati dai luoghi di culto e dai mercati, rappresentano un fattore che ha un suo peso nello strutturarsi di un edificio come luogo di sosta. Sappiamo appunto che le stazioni di sosta devono rispondere a delle precise necessità di viaggiatori, di merci e di animali, che in prima battuta si possono ovviamente identificarsi con la necessità di offrire ai viaggiatori un posto, un luogo protetto e riparato. Questa esigenza dal punto di vista materiale sembra potersi leggere nella planimetria che caratterizza molti dei complessi identificati come strutture di sosta. È necessario sottolineare che appunto per la grande diversificazione che caratterizza queste strutture, il criterio planimetrico non è dirimente e soprattutto è condiviso anche con altri tipi di edifici, quindi non è specifico dei luoghi di sosta offre in ogni caso qualche indizio, qualche spunto che va maneggiato tra virgolette con cautela senza cadere nell'eccesso di farne il cardine, il punto focale del riconoscimento di ogni struttura come luogo di assistenza ai viaggiatori. Qual è la planimetria che negli studi viene indicata come maggiormente rispondente alle funzioni svolte da un luogo di sosta? È una planimetria raccolta, una planimetria che è chiusa verso l'interno e che generalmente vede l'articolarsi degli ambienti intorno ad un ampio cortile interno,
al quale si accede attraverso varchi carrabili, quindi un'ampiezza tale da consentire il passaggio dei mezzi di trasporto, collegati alla viabilità principale da rampe, di verticoli lastricati. Questo perché appunto i carri dalla viabilità principale dovevano poter accedere all'interno della stazione di sosta e all'interno del cortile potersi girare, movimentare, eventualmente poi per uscire. Abbiamo detto che questa caratteristica però non è dirimente, nel senso che ovviamente la necessità di dare riparo a mezzi, a veicoli e animali può essere ravvisata anche in impianti produttivi rurali, quindi non può essere, diciamo, l'elemento principe. Altri aspetti sui quali la letteratura scientifica si è profusa riguardano appunto la presenza di ambienti destinati al servizio e all'alloggio dei viaggiatori, quindi cubicola per il riposo e balnea, quindi impianti termali, che rappresentano, diciamo, la dotazione infrastrutturale più caratteristica di una stazione di sosta. Questo, ad esempio, qui vi ho riportato a titolo esemplificativo la pianta di una di quella che lo studioso che l'ha pubblicata, Cianpoltrina, ha definito Manzio quasi perfetta, cioè di una struttura che è stata edificata vicino a Lucca, in questa località chiamata Rancio San Filippo, nella prima età imperiale e che, diciamo, presenta quelle caratteristiche che sono immediatamente riconoscibili come peculiari di un impianto di assistenza ai viaggiatori. E c'è da sottolineare che in questo caso però siamo di fronte ad una struttura che è nata ex novo, a seguito quindi di una precisa scelta strategica, alla quale probabilmente hanno lavorato maestranze provinciali e che, secondo l'interpretazione che ne viene data, si deve comunque a un'iniziativa dell'imperatore Traiano, e quindi qui possiamo, diciamo, apprezzare a colpo d'occhio quelle caratteristiche di cui vi ho parlato, quindi un impianto cosiddetto a corte in cui tutti gli ambienti si dispongono intorno ai lati di questo ampio cortile con fontana ninfeo centrale, accessibile dalla strada principale, preceduto da un ambiente molto allungato, interpretato come stalla. Su questi lati si dispongono una serie appunto di ambienti, piccoli ambienti paratattici identificati come cubicola, mentre nell'ala opposta alcuni elementi hanno indiziato la presenza comunque di un impianto termale. Non mi dilungo ulteriormente su questi aspetti, se non facendovi vedere, diciamo, gli impianti termali di due strutture di cui parlerò anche in seguito, che sono state scavate in anni recentissimi in Gallia. La prima è questa, è un complesso rurale che è stato identificato a Bussière, presso Panossà, nel Dipartimento dell'Isère, e che è stato identificato con la stazione di Bergusium o Birgusia, che diciamo, ricorre in alcune fonti itinerarie come stazione lungo all'incrocio di due importanti vie provenienti da Lugdunum e da Vienne e che si dirigevano verso l'Italia, verso i valichi alpini. Come potete vedere, siamo di fronte
ha una struttura che al suo interno ha più complessi che comunque sono riuniti, diciamo, all'interno di un complesso chiuso da un muro e con una netta distinzione tra la parte residenziale, che è quella più in alto della planimetria, alla quale è annesso appunto questo ampio impianto termale, e quella a carattere, come vedremo, artigianale, e che si dispone invece dall'altro lato, accessibile da questo varco carrabile che si distacca appunto dalla viabilità principale, che conduce a quello che si suppone sia una grande area scoperta interna. Si suppone che sia, perché quelli che vedete sono gli edifici attualmente scavati, ma all'interno ancora l'indagine non è stata condotta. Lo stesso si può dire dell'impianto scavato invece a Saint-Jean-Pouge, che è stato identificato con la mutatio Vanesia lungo la strada di collegamento tra Bordeaux e Tolosa, anche questa ricordata nella tabula peutingeriana e in un'altra fonte itineraria, che è l'itinerario Burdigalensis, e che è stata per l'appunto identificata come stazione di sosta anche, ma non solo, per la presenza di questo impianto termale. Sono, secondo me, invece più interessanti altre dotazioni funzionali che stanno venendo in luce nei vari contributi pubblicati negli ultimi 5 anni sostanzialmente, e che si suppone che debbano essere presenti all'interno di un impianto appunto destinato all'accoglienza dei viaggiatori. Un aspetto che è stato messo in luce è quello della presenza di batterie di focolari e comunque di un numero elevato di apprestamenti per la preparazione dei cibi. Infatti dobbiamo partire dal presupposto che siamo di fronte a strutture che venivano frequentate, in linea ipotetica, da un elevato numero di persone, quindi un elevato numero di persone che aveva esigenza di mangiare e di conseguenza questi impianti dovevano essere dotati di un numero più elevato rispetto ad altri destinati alla residenza stabile per la preparazione dei cibi. È quello che è stato messo in luce in questa struttura sempre francese, identificata presso Lupian lungo le rive del fiume Marinesque, che è in uso dal primo secolo a.C. fino all'inizio dell'età imperiale. Qui è stata identificata una batteria di 3 focolari che gli studiosi del sito hanno, diciamo, battezzato come diciamo, cucina sostanzialmente di un albergo. Questo è uno degli elementi che ho messo in luce e ho sottolineato per quello che riguarda il complesso di Calenzano, dal momento che c'è una fase, anzi due fasi, nelle quali risultano essere in funzione sia un focolare con tegole strutturate, quindi un ambiente destinato cucina ben identificato nell'angolo nord-occidentale del complesso, ma questo era in funzione contemporaneamente ad altri numerosi focolari dislocati in vari punti della struttura. Quindi c'è la possibilità che questo elevato numero
di punti di fuoco, per i quali ovviamente bisogna escludere una destinazione per attività produttive o artigianali. Dicevo, c'è la possibilità che la presenza di questo elevato numero di fuochi possa essere considerata la, diciamo, materializzazione della presenza di un elevato numero di frequentatori di questo impianto e quindi di una stazione di sosta. È chiaro che, qui apro una parentesi, si tratta di elementi che vanno tutti valutati nel complesso, uno singolo di questi evidentemente non può essere dirimente, ma quando numerosi indizi vanno tutti nella stessa direzione, è probabile che nel ventaglio di ipotesi che si possono formulare sulla destinazione funzionale di una struttura, quella di luogo di sosta possa essere la più accreditata. Tra le dotazioni funzionali che una stazione di sosta doveva avere, sicuramente c'è quella legata alla necessità di immagazzinare una notevole quantità di granaglie e di foraggio. È stato infatti, diciamo, calcolato che un cavallo, comunque un mezzo di locomozione animale, abbia la necessità di circa 7-9 kg di foraggio al giorno e di 24-38 litri d'acqua. Quindi è chiaro che delle infrastrutture di assistenza ai viaggiatori dovevano essere in grado di immagazzinare delle quantità di foraggio di granaglie consistenti. È possibile identificare in maniera abbastanza certa dalle tracce archeologiche la presenza di magazzini all'interno delle strutture che delle quali si propone ipoteticamente la funzione di struttura di sosta. In alcuni casi effettivamente sì. Il caso più, diciamo, emblematico tra quelli pubblicati recentissimamente è di nuovo rappresentato dal complesso presso Bussière, quello identificato con la stazione di Bergusium, dove per l'appunto è stato messo in luce questo grandissimo ambiente di forma quadrangolare allungata che si caratterizza per la presenza di questi setti murari alle estremità che sono stati interpretati come punti di appoggio di tavolati lignei che avevano la funzione di isolare dall'umidità del terreno gli alimenti che vi venivano per l'appunto stoccati. Non è facile chiaramente l'identificazione di questi tipi di strutture. Ad esempio, di recente è stata proposta come l'utilizzo come magazzino di questo ambiente che si trova in una delle due ali della Villa Rustica o Manzio, scavata in provincia di Verona lungo la via Claudia Augusta. Si tratta appunto di un complesso che viene a trovarsi nei pressi di importanti vie terrestri, quelle appena citate, fluviali, il corso dell'Adige, che è in uso dal primo secolo d.C. fino alla probabilmente la prima metà del VI. Ora, questo ambiente così conformato, con questa pianta quadrangolare allungata, aperto
verso la corte centrale, quindi facilmente accessibile dal cortile, si caratterizza per la presenza di una pavimentazione in ciottoli. Quindi si è ipotizzato che anche in questo caso si fosse davanti ad un apprestamento necessario e funzionale a preservare dall'umidità del terreno quanto qui stoccato. Anche in questo caso, infatti, sopra i ciottoli probabilmente venivano collocati dei tavolati lignei con funzione isolante. Quindi effettivamente c'è la possibilità di individuare degli indicatori archeologici dell'utilizzo come magazzini dei vani di una struttura adibita alla sosta. Questo aspetto emerge anche nel caso della struttura da me studiata ed indagata a Calenzano, della quale appunto io ho proposto l'identificazione con la stazione di Azzolaria, perché appunto accanto all'ambiente che funziona come cucina per alcune fasi di questo complesso, troviamo un ambiente, anche questo a pianta rettangolare abbastanza allungata, aperto verso la corte centrale, che conserva in un angolo un lacerto di questa pavimentazione in ciottoli, presumibilmente funzionale appunto a sostenere dei tavolati lignei. Dal momento che in una fase successiva presumibilmente questo magazzino viene sostituito da una serie di doglia interrati, ma questi diciamo sono di assai più facile identificazione nella loro funzione. Abbiamo detto per l'appunto che tra le funzioni che una stazione di sosta deve svolgere c'è quella di garantire quindi il ricovero agli animali e di fornire loro appunto foraggio e acqua. È possibile individuare dalle tracce archeologiche la presenza di stalle all'interno di una struttura? Non è semplice, nel senso che si tratta di apprestamenti, di ambienti poco caratterizzati dal punto di vista architettonico planimetrico e nei quali diciamo, gli apprestamenti funzionali riconoscibili, le mangiatoie e gli abbeveratoi, spesso sono in strutture, in materiale deperibile, quindi non si sono conservati. E dunque è questo un aspetto abbastanza sfuggente. Il caso che qui ho messo a titolo puramente esemplificativo è un caso limite, perché si tratta per l'appunto delle grandi stalle che sono annesse agli ospitalia del complesso cristiano che sorge intorno alla Basilica di Santa Crispina a Tebessa. E qui è chiaro che siamo di fronte appunto a questo tipo di ambiente, perché ci sono tutte queste stallette, quindi questi piccoli vani paratattici tutti uguali, chiusi davanti da delle mangiatoie, alle quali è facilmente accessibile, alle quali si accede facilmente da un camminamento lastricato e dall'ampio cortile. Ma si tratta di un caso limite. Della rassegna di Cristina Corsi, che appunto negli anni nel 2000 ha pubblicato un corpus delle stazioni di servizio del cursus publicus in Italia,
I casi di stalle, della presenza di stalle censiti sono 10, però non, è, diciamo, non emerge chiaramente quali sono gli elementi che hanno portato all'identificazione di questi ambienti come tali. Consideriamo infatti che da quello che possiamo ricostruire dalle stalle, ad esempio studiate per contesti urbani come Pompei, generalmente questi ambienti avevano una pavimentazione in terra battuta che veniva poi coperta di strame che e poi veniva diciamo eliminato insieme alle deiezioni animali e anche i muri erano semplicemente imbiancati a calce, quindi non ci sono elementi che si possono conservare che ci possono mettere sulla strada giusta, diciamo. C'è da sottolineare però diciamo una recente acquisizione della ricerca che è stata appunto presentata nel convegno di Verona del 2014, Stazio Mena, laddove per l'appunto sono stati presentati i risultati di una ricerca volta all'individuazione diciamo di quegli elementi chimici che possono indicare la presenza stabile di animali, ovvero legati diciamo soprattutto alla presenza nel terreno di fosforo. È chiaro che si tratta quindi di analisi chimiche che prevedono che uno ne sia a conoscenza, quindi faccia i prelievi necessari alla successiva analisi di questo terreno e che poi soprattutto ci siano anche le disponibilità economiche per procedere a questo tipo di indagine, che sappiamo che in contesti, ad esempio, di archeologia di emergenza, raramente ci possono essere. Ancora più sfuggenti sono gli elementi che possono aiutare a individuare gli spazi dedicati a rimessa dei carri. Perché diciamo, quegli indicatori che sono stati individuati per i contesti urbani, ovvero l'interruzione della linea del marciapiede e la presenza appunto di varchi carrabili muniti di paracarro, come sono stati messi in luce ad esempio per Pompei, funzionano male per quello che riguarda contesti per la maggior parte posti al di fuori dell'ambito urbano. Qui nel caso ad esempio di, della mutazione di Vanesia che ho già ricordato, sappiamo che i carri erano sicuramente dislocati all'interno del cortile, perché qui si è conservata parte dell'astricato che copriva il piano del cortile, all'interno del quale si sono conservate proprio le tracce dei carri. Pertanto, diciamo, dalla strada principale, come sappiamo, attraverso una rampa pavimentata che è stata messa in luce, i carri potevano passare da questo varco sufficientemente ampio e trovare ricovero, parcheggio all'interno di questo cortile sufficientemente ampio per la movimentazione e poi per la successiva uscita dei veicoli. Questo elemento è stato messo in luce anche nel caso di Calenzano, anche se per una fase precedente a quella relativa alla cucina e al magazzino di cui vi ho parlato. Anche qui è stato possibile identificare la presenza di un varco di circa 3 metri, quindi di un'ampiezza sufficiente al passaggio di un mezzo, che evidentemente era pavimentato con ciottoli dei quali rimangono dei lacerti al di sotto delle murature, delle fasi successive, e che consentiva quindi l'ingresso dei mezzi di trasporto all'interno di questo cortile centrale, anch'esso pavimentato in ciottoli, che però non conserva alcuna traccia di ruote di carro. Un altro
elemento fondamentale che ricorre all'interno delle strutture che vengono identificate come stazioni di sosta sono le aree, sono rappresentate dalle aree destinate alla lavorazione dei metalli. Questa, la presenza di attività di lavorazione dei metalli ricorre in moltissime delle strutture di sosta censite da Cristina Corsi, almeno mi sembra quasi nella metà dei contesti esaminati. Però bisogna, come dire, fare una precisazione, nel senso che le attività metallurgiche sono indicative se è possibile identificare dei marcatori che le qualifichino come estremamente specializzate e rivolte all'assistenza e alla manutenzione dei carriaggi o della ferratura, insomma, degli ipposandali dei cavalli. Questo è stato messo in luce in alcuni casi. Ad esempio, sempre per quello che riguarda la Villa Rustica Manzio in provincia di Verona, a fianco dell'ambiente destinato a magazzino c'è quella che viene definita fonderia, all'interno della quale si effettuava questo tipo di attività. E è stato ipotizzato che in questo ambiente non solo si procedesse alla lavorazione del minerale grezzo che proveniva appunto dal Norgo attraverso la via Claudia Augusta, ma si è anche ipotizzato che venissero espletate delle attività legate alla riparazione di parti metalliche, di carri e di finimenti. Questo aspetto della presenza di officine metallurgiche estremamente specializzate è invece più evidente nei due casi di cui vi ho parlato in precedenza, ovvero nella stazio di Bergusium Birgusiam e poi in quella di Ambusum. Qui, nella parte a destinazione appunto artigianale, che in una fase successiva sarà parzialmente obliterata dall'impostazione del magazzino di cui abbiamo parlato in precedenza, si ha la certezza dello svolgimento di attività metallurgiche inizialmente in questa serie di edifici, di vani in batteria, interpretati proprio come una batteria di atelier, dedicati a questo tipo di attività, e quando questi vengono dismessi per l'impianto del magazzino, le attività si trasferiscono in questo ampio ambiente a corte e in quello accanto. Sappiamo appunto che non si tratta di forge, chiamiamole così, rurali, quindi non si tratta di officine che ad esempio potevano dedicarsi alla riparazione di utensili agricoli, ma erano proprio specializzate per quello che gli indicatori di produzione hanno restituito dagli scavi, erano proprio specializzate nella riparazione delle parti metalliche dei carri e dei finimenti. Quindi questo rappresenta indubbiamente un'indicazione molto preziosa ed importante sulla possibilità che il complesso rappresenti una stazione di sosta. Lo stesso vale per la stazione scavata a Vietelle, identificata appunto con la Manzio di Ambrussum lungo la via Domizia.
diciamo, rappresentato da un insediamento molto complesso che si pone a cavallo appunto della via, dove, nel quale gli edifici contrassegnati dai numeri 1, 4 e 5 per la loro articolazione planimetrica sono stati identificati come strutture di alloggio e di servizio ai viaggiatori, mentre questa parte, il quartiere B, ha invece restituito chiarissimi indicatori della presenza di attività metallurgiche, anche in questo caso specializzate, dal momento che negli scarti di lavorazione sono stati trovati elementi relativi a quella, chiamiamola, guarnizione metallica, quell'elemento di rivestimento metallico che veniva apposto sul bordo delle ruote. Qui, oltretutto, sono stati anche identificati tantissimi ipposandali e parti di finimenti che quindi, diciamo, vanno a confermare l'estrema specializzazione di questo atelier, che era evidentemente vocato alla riparazione di carri e delle dotazioni degli animali. Questo significa sostanzialmente che possiamo, come dire, guardare alla cultura materiale di una struttura di sosta cercando di comprendere se, oltre a queste attività metallurgiche, altri elementi che possono emergere possono essere rapportati alla sfera del trasporto e del viaggio. Visto che per l'appunto noi sappiamo che caratteristica di una stazione di sosta è la presenza di veicoli e di animali da sella, da tiro, da soma, è possibile che la presenza di questi, al di là del svolgimento o meno di attività specializzate, abbia lasciato delle tracce nei reperti che si rinvengono all'interno dello scavo? La risposta per alcuni studiosi è assolutamente positiva. Sempre diciamo per il caso di Bergusium sono stati identificati quegli elementi che vengono per l'appunto ricondotti alla presenza di veicoli, di cavalcature e di viaggiatori. Per quello che riguarda i viaggiatori, Pu e Borlenghi, che sono gli studiosi che si sono occupati di questa struttura, hanno messo in luce come la presenza di chiodi da calzatura possa essere ricondotta a questo ambito e quindi costituire, ovviamente, se diciamo, inserita in un contesto nel quale si addensano altri indicatori, può costituire un elemento a favore della identificazione di una struttura come luogo di sosta. Accanto a questi rientrano ovviamente poi tutti quegli elementi metallici che possono essere ricondotti sia alle parti di carro, sia alle parti, sia ai finimenti e alle bardature degli animali. Tra questi, ad esempio, vengono citati i tintinnabula, quando siano abbastanza minuti e piccoli nelle loro dimensioni, che possono essere interpretati come elementi decorativi dei finimenti. Questi elementi sono emersi anche a Calenzano, dove abbiamo numerosi chiodi da calzatura che si dispongono in diverse fasi della struttura e un piccolo tintinnabulum in bronzo, che poteva far parte di finimenti equini.
In questo contesto, detto sempre da Ambrussum, altri elementi che vanno nella direzione di costituire materializzazioni della presenza di animali e di viaggiatori sono rappresentati per l'appunto da una calzatura con i chiodi e soprattutto da una grande quantità di ipposandali, cioè di questi elementi che sono stati ricondotti alla presenza di animali perché ritenuti parte di finimenti e delle bardature. Abbiamo gli anelli in ferro e in bronzo. Si tratta di elementi polifunzionali che hanno una grandissima diffusione nel mondo romano e che potevano essere utilizzati anche come elementi di connessione. Mi sento però ancora un disturbo molto forte, non so se. Ecco, grazie. Dicevo, questi anelli hanno applicazioni diverse, tra le quali anche quella di fungere, diciamo, d'elemento di raccordo di cinghie e di cinghie e di cinture in cuoio che facevano parte dei finimenti o della sella. A questo proposito, risulta particolarmente interessante il caso dei reperti metallici, studiati per il sito di Adnovas presso, Cesenatico, in località Ca', Bufalini. Si tratta, anche in questo caso, di una struttura che, è stata, identificata come Manzio di Adnovas, citata dalla Tabula Peutingeriana, che risulta essere in vita dal I secolo d.C. fino al tardo VI secolo d.C. Qui sono stati rinvenuti numerosissimi elementi metallici, quindi non solo anelli, ma anche, come vedremo, viti e fibbie conformate a D. Che coloro che si sono occupati dello studio di questo contesto hanno ricondotto alla presenza di cavalcature e nello specifico alla presenza di cavalieri e di militari. Si tratta infatti di anelli che presentano i segni di un forte stress meccanico e quindi dei segni di rottura, che per il loro contesto di rinvenimento, cioè il fatto che siano stati rinvenuti soprattutto lungo il tratto di strada prospiciente la struttura in esame, li ha fatti ricondurre appunto ad un ambito militare, cioè alla presenza di cavalieri che manovravano lungo questa strada e che appunto potevano incorrere nella rottura accidentale di questi elementi che erano appunto sottoposti a forte usura e che necessitavano di essere cambiati o riparati molto rapidamente perché senza questi non si poteva procedere a cavalcare. Di conseguenza, non è che ogni anello in ferro che noi troviamo debba essere, come dire, ricondotto all'utilizzo come parte di finimento o di selle, quindi essere la spia della presenza di cavalcature. Però è una funzione che va tenuta presente. Ad esempio, nel caso di Calenzano, almeno per uno di questi anelli, questo utilizzo sembra abbastanza certo dal momento che è stato rinvenuto in uno strato di vita del cortile sigillato dal crollo di una tettoia, il cui utilizzo come riparo per gli animali, per i cavalli, sembra essere confermato dal rinvenimento in associazione con questo elemento, che è un anello gemino in ferro,
del quale vi ho messo sotto, diciamo, dei disegni tratti dalla collezione del Museo Nazionale Romano, che nulla hanno a che fare col mio, ma è solo per capire come è conformato questo oggetto, che ovviamente a Calenzano è stato rinvenuto parzialmente, e che diciamo, è un oggetto sul quale non c'è in realtà un accordo sull'interpretazione. Finora si tratta di un elemento che è stato interpretato sulla base soprattutto di contesti etnografici come parte di un morso equino o in seconda battuta come reggibriglia. È stata poi avanzata l'ipotesi di identificarvi un elemento funzionale a tendere la corda dell'arco. Se tuttavia pensiamo ad un suo uso appunto come parte di un morso o come reggibriglie, è chiaro che il suo rinvenimento in questo particolare contesto stratigrafico in associazione con gli anelli di cui parlavo getta, diciamo, luce sulla possibile presenza di cavalcature e di animali. Sempre all'interno, dicevo, di questa categoria di reperti rientrano anche le borchie che numerose sono state identificate sempre nello scavo di ad Novas e che costituiscono diciamo un utile confronto per l'unico esemplare che è stato rinvenuto a Calenzano. Anche in questo caso si tratta di elementi polifunzionali il cui utilizzo specifico diciamo deve come dire fare conti con il contesto stratigrafico all'interno del quale sono stati messi in luce. Un discorso simile vale per le fibbie. Le fibbie conformate a D erano generalmente interpretate come pertinenti al cingulum, quindi facenti parte dell'equipaggiamento militare. In realtà poi si è visto che la grande quantità di fibbie così conformate dalla stalla della casa del Menandro Pompei fa propendere per un loro utilizzo anche come elementi di fissaggio delle selle o comunque dei finimenti, e dunque anche questo tipo di manufatti può essere annoverato nell'ambito, diciamo, di quegli indicatori della presenza di cavalli che dovevano essere abbastanza numerosi in una stazione di sosta. Sempre per quello che attiene, diciamo, i reperti legati al trasporto e al viaggio, anche per gli strumenti chirurgici è stata, come dire, ventilata l'ipotesi di un loro utilizzo in ambito veterinario, questo sempre da parte degli studiosi della stazione di Bergusium, che quindi annoverano anche questo tipo di reperto negli indicatori legati al trasporto e al viaggio, quindi nelle materializzazioni di una delle funzioni espletate dalla stazione di sosta. Un strumento chirurgico analogo a quello pubblicato da Pur Borlenghi, ma insomma è una tipologia piuttosto diffusa, è stato rinvenuto anche a Calenzano. Di maggiore interesse, ma secondo me forse anche però un po' discutibili, sono i reperti legati alla gestione commerciale e alla corrispondenza. Sempre per l'appunto nell'ambito dei reperti studiati per la stazione di Bergusium, gli studiosi hanno messo in luce come appunto all'interno di una struttura di sosta dovessero essere espletate attività legate alla gestione commerciale e alla corrispondenza che transitava da una stazione di sosta e che questa dunque potesse avere una sua materializzazione sotto forma di reperti mobili legati alla scrittura e all'invio di missive, quindi stili scrittori, scatole per sigilli, anelli digitali col castone, astucci per volumina.
Stili quindi sono stati identificati qui, ma sono stati identificati anche in altri complessi identificati come stazioni di sosta. Ad esempio, nel già ricordato sito francese, appunto, di Marinesque, abbiamo poi una scatola per sigilli che è stata identificata in una stazione stradale sempre in Gallia, a Chamelot. Addirittura 13 stili, se non ricordo male, sono emersi dalla mansio del valico del piccolo San Bernardo, però da un edificio, diciamo, sul quale tuttavia la funzione, per il quale tuttavia la funzione non è stata ancora chiarita. A Calenzano sono emersi due scatole per sigilli e uno stilo in avorio. E particolarmente interessante è la scatola per sigilli a forma di ghianda o a forma di borsa, che dir si voglia, che diciamo, rappresenta una delle che rappresentano non una, ma la tipologia più antica delle scatole per sigilli, tipo più antico della classe, che è stato utilizzato in età cesariana ed augustea, ma soprattutto è diffuso in contesti soprattutto provinciali caratterizzati dalla forte presenza militare romana. Tanto che è stato ipotizzato un suo utilizzo prioritario per l'invio di documenti dell'esercito di natura strategica o amministrativa. È chiaro che la presenza di questo sigillo nelle fasi primo imperiali della nostra struttura, quando diciamo, si addensano gli elementi che vanno nella direzione di una sua identificazione come stazione di sosta, è abbastanza suggestivo e piace pensare di poterlo in qualche modo rapportare al sistema di trasferimento di informazioni appunto organizzato da Augusto, di cui si parlava all'inizio, il primo nucleo del cursus publicus, che come abbiamo detto poggiava su strutture già esistenti e che quindi, e fra le quali non escludiamo che si possa annoverare anche la nostra. Come abbiamo detto, la presenza di un elevato numero di persone che necessitano appunto di rifocillarsi significa anche un elevato consumo di cibo e di bevande. Per quello che riguarda le dotazioni funzionali, abbiamo già visto come appunto batterie di focolari siano interpretate in questo senso. Per quello che riguarda invece i reperti mobili, quello che viene sottolineato negli studi a questo riguardo è la sovrarappresentazione della ceramica da mensa e delle anfore come elementi, diciamo, come spie del fatto che vi sia un elevato numero di persone che appunto consumavano cibo e bevande. Questa sovrarappresentazione di ceramica da mensa e di anfore è attestata per alcuni contesti interpretati appunto come luoghi di sosta in Gallia, ad esempio a Sulmatra e a Nîmes, ma anche a Marinesque, però deve essere, come dire, maneggiata con una certa prudenza anche in questo caso, sia perché è necessario sempre tenere presente le modalità di scarto di questo tipo di reperti in contesti scarsamente urbanizzati, che possono incidere sulla rappresentazione all'interno degli strati di vita. È chiaro che in un'area scarsamente urbanizzata la ceramica rotta veniva allontanata dalla struttura, poteva essere utilizzata ad esempio all'interno come drenaggio, sparsa nei campi, quindi deve essere tenuto presente questo fattore che può incidere, diciamo, sulla quantità di ceramica che viene rinvenuta all'interno degli strati di vita.
Ad esempio, per l'appunto, al di sotto di uno di quei focolari di Marinesca abbiamo un piano di tegole, di anfore, quindi utilizzate per l'appunto dei focolari, e questo ha concorso a determinare la bassa percentuale, ad esempio, di contenitori anforici riscontrata all'interno di questo insediamento. E poi è sempre necessario comunque tenere presente un paragone con quelli che sono i dati che provengono magari da contesti limitrofi, per i quali è invece accertata una funzione legata alla residenza stabile. Molte persone che mangiano significa in soldoni una presenza cospicua di scarti alimentari. Questo è un elemento sul quale la ricerca francese ha battuto molto, sottolineando come la presenza soprattutto di faune differenti può essere indice della presenza di un numero elevato di avventori e quindi della necessità di soddisfare le richieste alimentari di questo numero elevato di avventori. Però anche qui è necessario tenere presente che il riciclo di questo tipo di scarti alimentari in una stazione di sosta generalmente extraurbana doveva essere molto elevato, e quindi anche questo ha una ricaduta negativa sulla significatività del campione che è possibile esaminare. Sempre a questo riguardo, per alcuni siti francesi è stata messa in luce la presenza anche di un elevato numero di coltelli, soprattutto pieghevoli, quindi funzionali, quindi all'alimentazione, che erano stati persi evidentemente dagli avventori e lì sono rimasti. È interessante che appunto per quello che riguarda il contesto di Calenzano, noi abbiamo almeno due immanicature in osso e soprattutto numerosi elementi in ferro che possono essere interpretati come parte di coltelli e di cucchiai che provengono esclusivamente dalla sequenza stratigrafica della fase primo imperiale, nella quale si suppone che la struttura si sia strutturata come stazione di sosta. Dicono possono essere interpretati perché il grosso problema nello studio di questi reperti per Calenzano è il fatto che non sono stati restaurati. Di conseguenza, soprattutto per quelli in ferro, è molto difficile un loro riconoscimento. Un altro elemento che viene indicato come possibile indicatore della funzione di sosta svolta da una struttura è l'elevata presenza di monete, soprattutto se queste sono di piccolo taglio e si dislocano e si dispongono lungo un ampio arco temporale. Noi sappiamo appunto che chiaramente la presenza di monete, che risponde appunto alla necessità di acquistare con cibo e bevande, si deve sostanzialmente a perdite accidentali, cioè il campione che noi abbiamo deriva da questo, dal fatto che le monete venivano perse e difficilmente potevano essere rintracciate, soprattutto se parliamo di contesti in cui, come nelle stazioni di sosta, nelle aree magari comuni, le pavimentazioni non erano così strutturate e tali da poter consentire il ritrovamento delle monete perse. Un elevato numero del campione numismatico va nella direzione della presenza appunto di scambi commerciali legati al pagamento dei servizi offerti dalla stazione. Questo dato è stato, ovvero l'elevato numero di monete e la presenza, ad esempio, di emissioni extra regionali,
che indicano la presenza di persone che si sono spostate sulla lunga distanza, è stato messo in luce per numerose stazioni di sosta in Francia, ad esempio nel già citato sito di Vanesia, dove sono state ritrovate circa 1200 monete. Nella stazione di Adnovas le monete rinvenute soprattutto di epoca tardoantica sono più di 500, e però c'è da sottolineare ad esempio che nella struttura identificata come stazione di sosta su Maltra, sempre in Francia, le monete non sono così tante, quindi forse anche questo è, diciamo, un elemento sul quale sarebbe opportuno riflettere e cercare di avere un campione di confronto il più ampio possibile. Anche a Calenzano le monete rinvenute sono in numero abbastanza cospicuo. Nello scavo sono state portate in luce un totale di 166 monete che si distribuiscono soprattutto nelle fasi medio primo imperiale e tardo antico, quando per l'appunto la funzione di stazione di sosta sembra essere indicata anche da altri elementi. Considerate però che a Calenzano, questo non l'ho specificato, la parte di struttura indagata, la struttura non è stata indagata nella sua totalità, è stato indagato soltanto un angolo di un edificio molto più ampio che purtroppo ricade al di sotto della viabilità attuale, quindi non può e non potrà essere indagato nemmeno in futuro. Un altro elemento che è stato suggerito e che può essere riferito alla presenza di un elevato numero di persone in transito è la quantità di piccoli reperti mobili legati alla persona, quindi monili o accessori per i vestiti o accessori personali che vengono rinvenuti, perché anche in questo caso può valere il discorso fatto per le monete: si tratta di elementi che vengono persi accidentalmente in condizioni nelle quali risulta difficile il loro ritrovamento. E proprio questi elementi sono stati individuati come indicatori archeologici su microscala del movimento umano. È secondo me un aspetto che andrebbe approfondito con la possibilità di confrontarsi con casi molto più numerosi di quelli disponibili, perché ad esempio se guardiamo ancora una volta a Calenzano, sempre per le fasi nelle quali, come ho detto, si addensano gli indizi dell'utilizzo della struttura come luogo di sosta, sono state rinvenute 6 delle 14 fibule attestate, la quasi totalità degli anelli digitali rinvenuti, mentre ad esempio per quello che riguarda gli aghi crinali, questi sono soprattutto presenti nelle fasi tardo-antiche. Chiudo con un mio spunto personale, nel quale manca ancora negli studi una riflessione, un'ampia casistica di confronto, ma che nasce sempre dalle osservazioni condotte sui reperti presenti a Calenzano. E la mia domanda è possibile che le lucerne possano essere annoverate tra gli indicatori potenziali dell'utilizzo di una struttura come un luogo di sosta, dal momento che questo veniva utilizzato da appunto sempre un numero elevato di persone, soprattutto in ore notturne? Questa domanda mi è nata dal fatto che dei circa 80 individui identificati a Calenzano, più della metà provengono dalle fasi primo imperiali relative appunto all'utilizzo della struttura come stazione di sosta. E nello stesso
ambito possono essere inseriti anche gli elementi afferenti alla sfera del gioco? È possibile che questi possano essere interpretati come indicatori e contribuire quindi alla riconoscibilità archeologica di una struttura? Anche in questo caso, per Calenzano, le tre pedine da gioco che sono state individuate provengono sempre dagli strati delle fasi di cui si è detto, alle quali appartengono anche dei frammenti di quei contenitori, i fritilli, che in alcuni casi sono stati interpretati come bossoli per il gioco dei dadi. Quindi vedete che è un appunto un argomento piuttosto spinoso, sul quale secondo me varrebbe la pena, come dire, di pubblicare il più possibile di contesti che si prestano a questa possibile interpretazione come luoghi di sosta, per poter avere appunto dei repertori di confronto, soprattutto per quello che riguarda la cultura materiale, che possono appunto risultare particolarmente indicativi. Io con questo chiudo e vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Bene, grazie Dalia, la tua relazione è stata molto interessante, ha illustrato appunto gli elementi, diciamo, che potremmo definire diagnostici per il riconoscimento della funzione delle strutture appunto che si rinvengono negli strati e che possono essere attribuite a delle stazioni. Quindi aprirei il dibattito, lasciando appunto a chi sta partecipando l'opportunità di fare domande o chiedere specificazioni o ulteriori giustificazioni su quello appunto che ci hai illustrato. Chi ha intenzione di fare una domanda può alzare la mano e così gli viene data la parola. Allora, prego, iniziamo. Alessandra La Fragola. Buonasera, intanto ringrazio moltissimo la dottoressa, un excursus veramente molto molto interessante. E volevo chiederle se è disposta anche a eventuali collaborazioni nel senso di dialogo, perché noi dalla Sardegna stiamo seguendo un sito che si chiama probabilmente Cardia, non abbiamo la certezza assoluta, perché abbiamo ritrovato soltanto il santuario che sta all'interno di questo ampio territorio che veniva identificato in antico come la stazione itineraria di Cardia. Abbiamo diversi elementi di quelli che lei ha citato. Noi per adesso abbiamo pubblicato il pozzo, le monete, che però abbiamo ritrovato tutte dentro il pozzo, come le dicevo, nel santuario, ma cioè, mi farebbe molto piacere poter confrontarci con lei per avere anche indicazioni, perché penso che sarà molto utile, o se le può anche tornare utile, questo confronto con la Sardegna. Assolutamente sì, appunto, come dicevo in chiusura, quello che è auspicabile è che ci sia, come dire, uno sviluppo ulteriore della pubblicazione di questi contesti, che appunto si concentri anche su questi elementi che sono emersi nella ricerca e nelle pubblicazioni degli ultimi 5 anni. Perché Galli è uscito nel 2016, gli atti di Stazio Mena, anche se il convegno del 2014 sono usciti nel 2016, quindi secondo me è auspicabile, perché c'è ancora molto da riflettere. Esatto. Questa tematica, ecco. Però penso che stiate facendo veramente un ottimo lavoro, anzi vi ringrazio perché un sacco di spunti interessanti. Comunque la contatterò allora, se mi permette. Senz'altro, assolutamente. La ringrazio. Bene, altre domande? Vedo che ci sta seguendo anche Rino Zanini, il professor Zanini, che insomma da tempo si è occupato di Mansiones, Stationes e Similia. Enrico? Aspettate, perché in tutto questo voi vi ostinate ad usare
Teams, io devo attaccarmi col cellulare perché Teams non parla con Linux, mannaggia Teams, e quindi hai registrato tutto questo, mandatelo a Microsoft per cortesia, così ci capiamo. Nel frattempo che la collega parlava, io ho cercato disperatamente di installare 8 versioni diverse di Teams e non ce l'ho fatta. Vabbè, però nel frattempo però sono riuscito a seguire, ho imparato un sacco di cose, ma avevo già visto le pubblicazioni, quindi ero, diciamo, abbastanza preparato, perché sto cercando, come diceva Federico, di farmi una cultura su questo tema, perché ci sono capitato sopra. Io faccio un altro mestiere nella vita, notoriamente sono bizantinista, quindi diciamo mi occupo di altro nella vita. E vabbè, quel tema mi ha molto attratto, quello della riconoscibilità archeologica. Ho provato anche un po' a scriverne dal mio punto di vista molto, molto esterno, e perché mi attrae proprio dal punto di vista, come dire, del teoretico, se posso usare una parola così grande, perché nulla di tutto quello che noi possiamo trovare è in realtà specificamente riferibile alla dimensione, alla funzione. E tant'è vero che pensavo anche di scrivere un articoletto in risposta, o comunque non in risposta perché non interessano le polemiche, ma perché avevo letto l'articolo di Cristina Corsi, che è una cara amica e una grande specialista, pensavo lei facesse riferimento a quello su Post Classical Archaeologists di anni fa. Bello, sì. E pensavo di scriverne perché lei, appunto, usava il nostro caso di studio Vignale un po' come il paradigma e dire: vabbè, ma perché ci dovrebbe essere una Manzio a Vignale? E la domanda che mi ponevo era questa: l'articoletto c'è anche, poi forse riuscirò anche a finirlo. E la risposta è: perché no? Nel senso che se andiamo a cercare l'indicatore assoluto, ho provato a seguire il suo intervento e mi stavo appuntando su un foglio qui tutte le cose che possono essere indicatori, certamente sì, ma possono tranquillamente non essere indicatori di una funzione specifica. E allora mi faceva molto piacere che i nostri colleghi francesi, io sono meno preparato di lei su questa cosa, che i nostri colleghi francesi avessero questa chiarezza così interessante su questo si ritrova, questo si ritrova, questo si ritrova, perché è un paradigma, cioè noi dobbiamo costruire un paradigma di probabilità, semplicemente questo. Però nessuno di questi argomenti è dirimente, nel senso che ci abbiamo provato anche noi a identificare i fritilli come bussolotti, e l'abbiamo anche, credo, scritto. Poi, se dovessi, come dire, venderlo, non lo venderei, perché non lo so. Le monete sono la cosa che mi incuriosisce di più. Mi incuriosisce di più perché c'è una ragazza che mi ha scritto proprio oggi, una ragazza che sta facendo una tesi sulle monete di Vignale, e stiamo cercando di fare una distribuzione spaziale per cercare di capire se questa distribuzione ha un senso. Però Vignale ha una serie di problemi proprio di stratigrafia, insomma, per capire se questo numero, che è alto a Vignale e che mi ha un po' incuriosito, e la distribuzione abbia un senso. E tutto il resto è veramente molto complicato, no? Perché, per esempio, lei prima citava questa cosa interessante, cioè, i nostri colleghi francesi dicono che ci sono molto materiale, molti animali, molti resti animali di molti animali diversi, e quindi come se ci fossero dei menù. E lo so che quelli sono guaglioni che dove si mangia bene, c'è cioè il menù preconfezionato, tutto bene. Insomma, io ho sempre in testa, e questa è una cosa su cui lei è tornata molte volte, quindi volevo chiederle quali erano le sue fonti di informazioni. Lei ha parlato molte volte della questione numerica, un grande afflusso, quindi tutti i focolari in batteria, eccetera, eccetera. Allora, io ho una percezione invece del viaggio nell'antichità, ma probabilmente è una percezione sbagliata mia, perché la faccio sempre il bizantinista. Che sia invece una roba molto più piccola numericamente, e che quindi non abbia bisogno di alcuna struttura specifica, per esempio per il vettovagliamento. Ho in mente una cosa precisa, una fonte precisa che noi abbiamo, che è Terra Antica, e che è il viaggio di Teofane, pubblicato qualche anno fa. Teofane è un signore del IV secolo che a un certo punto fa un lungo viaggio dalla
Alessandria, dall'Egitto settentrionale fino ad Antiochia, deve parlare con un funzionario pubblico. E abbiamo la sua nota spese, perché lui lavora per viaggio per conto della sua città e deve portare a casa il rendiconto delle spese che ha fatto. E quindi sappiamo esattamente cosa compra e cosa mangia. E viaggia da solo, e viaggia con solo lui con, mi sembra, 4 servitori, non vado a memoria. E lui poi ci racconta tutta una serie di cose, ci racconta dove si ferma. Intanto si ferma in posti più strampalati di questo mondo, non c'è una rete, e siamo nel momento aureo, no, delle stazioni di sosta, non c'è una rete definita, quello che si vede in Teofane. Si ferma un po' dappertutto, quindi strutture adibite, un po' complicato. Due, lui mangia niente, questo è il problema vero. Cioè, Teofane o ha mentito, ma normalmente quando si mente sui rimborsi spese, e i professori universitari sono famosi da questo punto di vista, quando si mente sui rimborsi spese si mente al contrario, no? Si dice che si è mangiato moltissimo, sì, per incassare. No. E no, lui mangia pane, la differenza sostanziale è che i suoi servitori mangiano pane nero e lui mangia pane bianco, questa è la differenza. In tutto il viaggio, a proposito delle anfore, in tutto il viaggio si compra uno spateion di anfora, uno. So, e dura 4 mesi sto viaggio. Mangiano un po' di pesce, mangiano per lo più verdure e mangiano un sacco di fichi secchi di datteri, cioè fanno le nozze con i fichi secchi. Cioè, questo è quello che si mangia. Allora, mi chiedo se forse noi non abbiamo un po' sovrastimato tutta questa cosa, perché tutti quanti ci siamo fatti un po' prendere, perché l'abbiamo molto raccontata anche al pubblico, dall'idea che le stazioni di sosta dell'antichità siano un po' l'equivalente delle nostre aree di servizio. Forse l'abbiamo scritto anche Elisabetta Giorgi Dio in un articolo sui non luoghi. Forse ci siamo fatti tutti un po' prendere la mano da questa cosa. Io penso che viaggiassero molto di meno, che avessero molta meno necessità di sostentamento, e che sia veramente difficile distinguere questa roba da, sì, da questo. Anche quella cosa che lei diceva era interessante, ho provato a fare due calcoli al volo, no? Dice, ma c'è tanti cavalli, bisogna, ho provato a fare due calcoli al volo, forse li ho sbagliati, perché l'ho fatti veramente velocissimamente, però lei dice un cavallo mangia 10 kg di biada al giorno, di foraggio al giorno, più o meno, non lo so. E una rotoballa, lo so perché l'abbiamo fatta ieri a Vignale, una rotoballa pesa 10 quintali, e con 10 quintali di foraggio, che è una rotoballa, non serve, sì, un... E ci mangiano, 5 cavalli, se non ho sbagliato il conto, per mesi. Abbiamo finito, no? Ma era molto interessante, per questo mi ero permesso di... Certo, allora... Probabilmente in questo lei ha ragione, cioè questa idea che noi abbiamo di, chiamiamole così, frotte di persone che si spostano da un punto all'altro e che quindi hanno esigenza di alimentarsi, di nutrire i cavalli, forse è un po', tra virgolette, un film che ci siamo costruiti e che viene, come dire, ripetuto, pensando che una struttura di sosta debba essere, come dire, frequentata da un numero, magari non elevato, però maggiore di persone rispetto a delle strutture destinate ad una residenza stabile. Secondo me, infatti, è proprio questo che va potenziato nella ricerca, il confronto tra, proprio quantitativo, tra i reperti che noi abbiamo in strutture per le quali possiamo ipotizzare questa funzione e strutture che invece sappiamo più, con maggior certezza, destinate alla residenza stabile, e vedere se effettivamente ci sono degli scarti apprezzabili e costanti, cosa che non è sempre facile fare, ad esempio nel caso di Calenzano, con testi residenziali che siano stati indagati estensivamente, che quindi possano come dire, rappresentare un campione significativo, non ce ne sono. Questo è un po', se mi permette di assumere un atteggiamento dialogico, questo è un po' il problema, no? Nel senso, sì, che poi, lei prima giustamente faceva riferimento a dei casi francesi molto interessanti, ma mi chiedevo quanto questi casi siano comparabili, questa roba sparsa un po' nel nulla, quanto sia comparabile invece col tessuto insediativo italico, dove invece la roba non è cioè, diciamo, lungo le strade, sì, c'è sta pieno, certo, di ville. E quindi un po' il problema è questo, no? E
aggiungo un'altra cosa a quella che giustamente diceva lei, dice io no, elementi di confronto dalle parti di Calenzano, ma c'è anche un altro elemento, io magari gli elementi di confronto ce l'avrei anche, no, a Vignale, perché hanno scavato, diciamo, a sette finestre prima e dopo alla villa di Cecina, e quelli ce l'avrei, ma il problema è che parte della villa hanno scavato. Sì, io dico sempre che siamo stati fortunati perché a Vignale abbiamo sbagliato lato a scavare, abbiamo iniziato dalla parte sbagliata, abbiamo scavato la struttura di servizio, perché altrimenti non avremmo capito sostanzialmente niente di tutto questo. Quindi questo è un argomento veramente un po' su cui bisogna lavorare, insomma. Sì. Come dicevo all'inizio, sono tutti elementi da maneggiare con grande cautela, forse, diciamo, senza arrivare a posizioni così tranchant come quella espressa da Cristina Corsi. Però è chiaro che bisogna sempre tenere presente come questo dato archeologico è stato collezionato e messo insieme. Come dicevo, nel caso di Calenzano noi non abbiamo la struttura nella sua interezza, quindi tutto quello che è stato da me ipotizzato fa sempre riferimento all'angolo di una struttura più grande. Magari io ho beccato il lato sbagliato di qualcos'altro, questo non lo posso dire. Mi auguro per lei di no, perché tutto il suo percorso, diciamo, interpretativo funziona perfettamente, però appunto sì, io fino al 2012 avrei detto che Vignale era fatta con più o meno come Calenzano, l'ho detto, l'ho scritto pubblicamente, non c'è problema, e dopodiché poi abbiamo fatto un buco un po' più là e c'era un altro mondo, completamente un altro mondo, insomma, non lo dica poi a Federico Cantini, che a furia di fare buchi e di vedere altri mondi è diventato fare un po' i conti con le carte che abbiamo in mano. Questo è il bello di questo mestiere, eh? Diciamo che nel ventaglio delle ipotesi plausibili, forse una serie di elementi messi in fila mi fanno pensare che un'ipotesi possa avere più fondamento di un'altra, ma più in là di così in nessun caso si può andare. Un paradigma indiziario e poi vedere se ci sono delle cose che lo verificano o lo falsificano. La relazione con la strada mi pare l'elemento più dirimente. L'altro elemento che a me pare dirimente è quello delle monete, perché è un'ipotesi di lavoro su cui ci stiamo un po' annusando adesso, ma mi pare che il differenziale, mentre i cavalli in una villa non mi, e le stalle in una villa non mi sconvolgono più di tanto, tante monete in una villa mi sconvolgono di più, perché c'è nessun motivo per perderle. In buona sostanza. Ma a questo proposito le dico che mi sembra proprio Marinasca hanno cercato di capire anche la distribuzione delle monete per verificare se il campione che proviene dalle parti interpretate come luoghi pubblici, quindi aperti agli avventori, abbiano un campione numismatico maggiore rispetto alle aree chiamiamole tra virgolette private, insomma quelle nelle quali si suppone che ci fosse una frequentazione minore, sempre tornando al discorso che però insomma si morde un po'. Il sito qual è? Marinesque mi sembra che sia. Sì. No, mi interessava perché appunto c'è questa ragazza a cui ho incautamente affidato una tesi da cui spero che lei riesca a assolutamente perché... No, ma sono convinto perché è brava, insomma. Però l'idea che abbiamo era questa, quella di provare a mapparle le monete, metterle su un GIS e vedere che succede. Sì. Però anche lì c'hai dei problemi notevoli perché non sai benissimo che porzione ne è scavata. Noi per metà ce l'ha scavata Leopoldo II, Vignale. E quindi quelle le abbiamo perse. Poi sono passati con i metal detector, quei cattivacci, quindi le abbiamo perse moltissimo. Va bene, ho monopolizzato la discussione, ma era davvero molto interessante, quindi la ringrazio di tutte queste informazioni. No, grazie a voi. Bene, grazie Enrico, che come sapevo, insomma, hai stimolato la discussione. Oltretutto, ecco, gli indicatori che Daria ci ha mostrato, ritrovo anche la struttura romana che noi abbiamo scavato sotto il sito di San Genesio, lungo la strada Pisa-Firenze, dove abbiamo purtroppo la struttura romana in gran parte distrutta dalla necropoli che
si installa a partire dalla metà del VI, però anche lì abbiamo grandi quantità di monete, una struttura in realtà abbastanza semplice, con un cortile centrale e poi anche tracce di lavorazione dei metalli poste. Diciamo non dentro la struttura, ma a fianco, come se fosse una struttura che si allunga lungo una direttrice, anche se in realtà noi non sappiamo con precisione dove si trovasse la via Pisa-Firenze, anche se non doveva trovarsi molto distante perché il sito sta tra le colline e l'Arno e quindi insomma doveva passare da quelle parti. Relativamente a, appunto, gli indicatori materiali, ecco, forse dovremmo chiederci, e forse la risposta è no, se esiste davvero, esisteva davvero un modello per le stazioni. E se invece la risposta è sì, forse potremmo partire da quei siti dove il fatto che l'insediamento sia stato un astazio è attestato epigraficamente. A quel punto, partendo dai siti che dovrebbero essere più certi, forse è già stato fatto, ora non mi ricordo se appunto il volume che citavi, che avevo guardato a suo tempo, forse fa questo ragionamento o no, cioè partire da strutture sicuramente con quella funzione e vedere se già tra queste possiamo definire un modello oppure no, e a quel punto diciamo elaborare questo modello e poi verificarlo anche in altri luoghi, anche se immagino che le condizioni locali fossero preponderanti nella definizione della tipologia delle strutture, della distribuzione degli ambienti e via per sì. Allora, dal punto di vista planimetrico, appunto il modello che è soprattutto attestato in area provinciale è quello che viene applicato nella Mansio di Lucca, ma che in area italica difficilmente ha riscontro pienamente, proprio perché, come dicevo, si tratta di strutture che, data l'antichità del sistema viario nostro, già esistevano e sono magari sorte spontaneamente, si sono riconvertite, quindi difficilmente si trova questo. Per la cultura materiale non lo so perché è un aspetto che si è affacciato negli studi solo recentissimamente, quindi secondo me cioè, varrebbe la pena di indagarlo più approfonditamente, ma al momento non ci sono grossi termini di confronto da questo punto di vista. Poi il problema, penso, della comparazione quantitativa è legato anche al campione che quello scavo ci offre. Quindi Sì, è molto difficile. Scusate, avete già anche ritrovato e indagato le aree sepolcrali attinenti a questi no, vostri siti? no, Ecco. è stata trovata un'area sepolcrale, ma molto più tarda, quindi non in relazione alla struttura, no. Ecco, perché noi invece, ad esempio, qua per fortuna abbiamo l'area sepolcrale che è contemporanea, cioè quindi in fase con l'area della Stazio, e ci sta dando anche lì un po' di indicazioni importanti, infatti bene, ne poi sentiremo, grazie. Niente. Bene, ci sono altre domande? Mi sa che l'ora, insomma, si è fatta Sì, abbastanza no, si è tardi. fatto tardi, io mi sono dilungata anche e No, quindi. è stato molto interessante. La conferenza è stata estremamente chiara e utile, penso, per chi si occupa di questo tipo di insegnamento. Bene, allora io direi a questo punto, che possiamo ringraziare Daria, Grazie a voi. Grazie. oltretutto penso che sia il suo lavoro della tesi di dottorato sia anche in corso di pubblicazione, se non già pubblicato, quindi aspettiamo. Dovrebbe uscire in questi giorni, essere acquistabile in questi giorni, è già, diciamo,
tra i coming soon nella pagina della Bar Publishing, mi avevano detto che entro, che entro questa settimana si sarebbero state disponibili le copie. Non ho ancora avuto notizie, ma è proprio una cosa di giorni, ecco, imminentissima. Perfetto, così abbiamo fatto pubblicità anche al libro. Sì, ora sembra fatto apposta, ma in realtà la conferenza è stata fissata molto. E quindi in cambio te ne chiediamo anche una copia a questo punto. E a parte gli scherzi, allora io ringrazio anche chi ha avuto la pazienza di rimanere con noi fino alle 7 di sera e vi ricordo il prossimo appuntamento che per il 10 giugno, sempre alle ore 17, sarà con noi Eva degli Innocenti, la direttrice del Museo.